Si conclude questa sera un'edizione straordinaria perché ha avuto un riscontro di pubblico e di critica incredibili, non solo per quanto riguarda la musica, ma anche per quanto riguarda gli appuntamenti culturali come quello di questa sera. Entriamo allora nel vivo di questa serata, che vuole essere un momento di crescita, un momento di fede anche, ma anche laico, perché noi crediamo profondamente che la laicità sia una delle componenti essenziali, ineliminabili del cattolicesimo, del cristianesimo oggi. Per davvero sperimentare libertà di coscienza bisogna avere una coscienza profonda della propria libertà, soprattutto capire che noi non facciamo essenzialmente atti liberi, ma noi siamo liberi. Noi siamo libertà e siamo libertà perché ci è consentito di amare. L'essere umano che ama sperimenta la possibilità di andare oltre un limite. È questo l'amore, andare oltre qualsiasi limite per la vita. Ecco, allora amore e libertà si congiungono ed è importantissimo essere coscienti di questa libertà, sentirla come il respiro della nostra vita. Allora ci sono molte cose, non è solo la Chiesa. Io non credo, è forse limitante dire che una difficoltà, e c'è nella Chiesa di vivere e di sentire questa profonda libertà. Io credo davvero che oggi sia molto più vero, molto più palpabile il fatto che è un mondo nel suo complesso che non sente la sua profonda libertà, che ne abusa, che la violenta, che la misconosce, che la tradisce, che la usa per la sopraffazione, che la usa per il dominio. Guardate un po' come una delle concezioni della libertà che noi abbiamo oggi nel nostro mondo contemporaneo occidentale coincide praticamente con la sopraffazione dell'altro. Che sia una sopraffazione economica, che sia una sopraffazione intellettuale, che sia morale, che sia quindi anche ecclesiale. Ma c'è uno strabismo, io credo, fra la questione della libertà e la questione del potere, che sono esattamente l'opposto. E invece io credo che nel mondo contemporaneo noi abbiamo forse questo cortocircuito, un cortocircuito fra libertà e potere. Ecco, dove c'è potere, sperimentare libertà è molto difficile. Tra libertà di coscienza e coscienza della libertà, che cos'è più importante? Sono due cose diverse. La libertà di coscienza presuppone in un certo senso che noi siamo già liberi interiormente e che possiamo esercitare pubblicamente quello che è il frutto del nostro pensiero. Possiamo dire quello che vogliamo e possiamo dichiarare pubblicamente quello che non vogliamo. La coscienza della libertà è qualcosa di più profondo. Occorre, cioè, entrare dentro di noi e prendere coscienza che siamo liberi. Ecco, io vorrei parlare questa sera, questo intervento di una decina di minuti, su temi sui quali bisognerebbe, non dico parlare, ma dico pensare. Dov'è la libertà? Dov'è il libero arbitrio? Ecco, io penso che il primo passo per la coscienza della libertà è esattamente la consapevolezza della condizione di non libertà nella quale siamo. Ci si sveglia a una obiettiva, profonda, disincantata, autentica consapevolezza della libertà quando si prende coscienza che per moltissimi aspetti non siamo liberi.
Ma proprio quando prendi coscienza che non sei libero, ecco la dialettica che scatta, tu lo diventi. Perché la consapevolezza delle tue catene supera il fatto che tu hai le catene. Non so se è chiaro, e questa è la forza del pensiero. Che nella misura in cui io capisco che sono un prigioniero, già supero la mia condizione di prigioniero. Però una cosa deve essere chiara, che se non giungo a questa consapevolezza di prigioniero, se ritengo di essere da subito dotato di questo libero arbitrio sovrano che su se stesso e sugli altri decide quello che vuole, sono il più ingenuo dei burattini, i cui fili sono tenuti da questa società dei consumi, eccetera, eccetera. E pensate, non entriamo su questi discorsi politici, sociologici, che sono comunque, ritengo, noti a tutti noi. Qui si potrebbero fare tanti discorsi anche sul peccato originale. Se ci fosse tempo. Perché il peccato originale dice delle cose... Sì, siccome io vengo accusato di negare il peccato originale, e io dico, sì, è vero, lo nego il peccato originale, lo nego in quanto peccato colpa, cioè in quanto qualche cosa che grava su ogni singolo bambino, su ogni singola bambina che viene al mondo, applicando a questo essere innocente che viene al mondo l'etichetta di peccatore. Peccato originale. Ma una volta tolta questa dimensione, l'idea, il concetto, per meglio dire, che il dogma del peccato originale veicola, cioè la condizione di schiavitù, o se volete di caos originario nel quale viviamo, nel quale venendo al mondo noi ci troviamo a muoverci, a respirare, a esistere, beh, questo è profondamente vero. Il nostro nome filosofico è libertà. Però la libertà, lo ripeto, è una conquista. Questa coscienza della libertà è una conquista che parte, come ho già detto e lo ripeto, dalla consapevolezza dei limiti, dalla consapevolezza dei borders, che sono anzitutto interiori. La coscienza della libertà ha a che fare con tutto il mondo interiore. E si può giungere alla coscienza della libertà con un lungo lavoro, meditando su se stessi.